Allora, le cose sono due: o le cose cambiano, bravo, o tutto resta come è sempre stato. Resta tutto come è sempre stato. Buonasera, eh? Ingegnere. Buonasera, glielo volevo dire. No, caso mai, che... resta tutto proprio com'è. Tanto qui abbiamo sempre fatto le cose, diciamo pure. Alla Carlona, alla... no, a cazzo, no, proprio. Non e non quindi così andiamo avanti. Guardi. Speravamo in una svolta invece. Per dire. Vabbè, buonasera, ingegnere. Buonasera. Buonasera. Allora, senta, la vediamo però con questo fervore che ha. Ma no? Perché ecco. Ci sono i suoi motivi. Guardi. Cioè, ci sarà qualche novità adesso, a parte i vertici che allora non voglio... guardi, ecco. Ce l'ho qua, ho il depliant qui davanti. Fresco fresco proprio. Esce oggi, signori, un'auto fedele, sì. Un'auto che azzanna la strada, no. Un'auto che morde il freno, ecco. La nuovissima Lancia Pitbull. Caratteristiche tecniche, ecco. Sono segnate. Però allora, detto interni a pelo corto, a pelo lungo, gomme tatuate e aria condizionata obbligatoria. Cosa vuol dire aria condizionata obbligatoria? È perché la Pitbull ogni tanto va in calore e allora senza aria condizionata io l'ho avvisata, arriva. Guardi, è un'auto vantaggiosissima anche dal punto di vista economico perché ve lo dico subito, non avete bisogno del box. No. Basta una cuccia, al massimo un boxer se proprio volete esagerare, e se vi stufate della Pitbull potete fare questa cosa qua. Andate in autostrada ad agosto, sì, e l'abbandonate lì. Volevo solo ricordare che con quest'auto non sarete mai fermi ad aspettare. Perché? Perché la Pitbull la coda ce l'ha dietro. Sì. Ha visto i nostri nuovi fari? No. Guardi un po'. No. Cosa sono? Gli abbaianti. Se si spara lei mi toglie un peso. D'accordo. Facciamo così? Va bene, si grazie. Pensa lei? Faccio sapere io allora. Grazie, eh. Arrivederci. Arrivederci. C'è da sempre prendere con me che io non...